Posso infine dire L'elezione di un presidente americano è cosa interessante da seguire, ma è difficile pensare che possa influenzare la nostra vita in così poco tempo. Ecco quindi che i toscani e i lavoratori Piaggio di Pontedera non potevano pensare che una decisione di Donald Trump procurasse immediati effetti sulla propria vita e sull'economia della regione. Le indiscrezioni sui dazi che l'amministrazione americana vuole imporre sugli scooter Piaggio hanno fatto immediatamente perdere il 3% al titolo in borsa e hanno subito sollevato le perplessità e le preoccupazioni sul territorio e dentro la fabbrica. Se questa indiscrezione venisse confermata, per Pontedera sarebbe una sciagura, dice preoccupato Graziano Barzotti, delegato Wilm all'interno della Piaggio. Nello stabilimento di Pontedera, dice Barzotti, produciamo 15-20.000 vespe l'anno destinate al mercato americano e una sensibile riduzione di questo mercato avrebbe ripercussioni gravissime. Penso che di fronte a questa situazione anche l'Europa dovrebbe far sentire con forza la propria voce, ha aggiunto il sindaco di Pontedera Simone Millozzi. È necessario contrastare certe scelte di Trump, non solo sul terreno politico, ma anche culturale. Prima i muri, adesso il protezionismo. 3 giorni di mobilitazione in Toscana contro la privatizzazione selvaggia di Poste Italiane, lo hanno annunciato i sindacati di categoria per il 3, 4 e 5 aprile dalle 9 alle 12. Previsti anche presidi, sit-in ed altre iniziative dei lavoratori postali in tutti i capoluoghi di provincia della regione. Si svende la più grande azienda italiana, le conseguenze le pagheranno i cittadini con il peggioramento dei servizi, affermano i sindacati, che hanno indetto la protesta contro i processi di privatizzazione annunciati dal governo. La totale privatizzazione di Poste Italiane, il portalettere che passerà dalle abitazioni un giorno sì e un giorno no, la chiusura degli uffici postali nelle località più lontane, oltre a mettere a rischio migliaia di posti di lavoro e chiudere ogni prospettiva ai giovani che lo stanno cercando, aumenterà, dicono i sindacati, il degrado dei servizi offerti alla popolazione nelle aree più marginali. Nuova seduta del Consiglio Comunale a Pisa, all'ordine del giorno, tante interpellanze, interrogazioni, anche una mozione di Una Città in Comune, Rifondazione Comunista, Francesco Auletta, con la quale chiedete sostegno e solidarietà nei confronti dei lavoratori dei cantieri navali che diciamo vivono grandi momenti di difficoltà. Perché? Sì, la Mondomarini, che ha acquistato 2 anni fa i cantieri navali di Pisa, ha chiesto la cassa integrazione a 0 ore per tutti questi lavoratori. La crisi della Mondomarini non è una crisi dovuta alla mancanza di commesse, ma una crisi tutta finanziaria. Mondomarini ha come proprietà il presidente del Monte dei Paschi di Siena, che negli ultimi anni ha speso oltre 200 milioni per acquistare il 2% del Monte dei Paschi. Quindi è una scelta di carattere speculativo da parte di questo pseudo imprenditore. Noi esprimiamo sostegno ai lavoratori, chiediamo a Mondomarini un chiaro piano industriale e soprattutto chiediamo all'amministrazione comunale chiarezza per quanto riguarda le concessioni demaniali, che ancora non sono possedute da chi svolge attività produttiva, ma da un imprenditore che paga un canone di 300.000 euro e la subaffitta 800.000 euro, con una rendita di 500.000 euro. Noi troviamo che il partito della rendita della speculazione sia il vero nemico dei lavoratori. Tra i corridoi di Palazzo Gambacorti si parla anche del progetto del Movimento 5 Stelle Pisa dall'alto, un progetto, Valeria Antoni, che risponde a quale esigenza? All'esigenza di far entrare finalmente i turisti nel centro storico e visitare il tessuto medievale della nostra bellissima città, proponendo dei posti all'interno della città, del centro storico, in cui poter accedere per vedere Pisa dall'alto, appunto altane, case torri, terrazze, col cui panorama merita perché è mozzafiato, e siamo partiti appunto dal grosso successo delle mura per dire facciamo entrare i turisti all'interno della città e quindi a vantaggio anche del commercio, in opposizione al progetto Ruota Panoramica, che invece blocca i turisti in via Pietrasantina, che è quanto noi di più respingiamo come idea. Rita Mariotti, maggioranza, lista per Pisa, presidente della quarta commissione, un'assemblea che è servita ad approvare regolamenti attesi da molti cittadini, quali? Sono fondamentalmente il regolamento delle entrate. Noi andiamo ad approvare oggi una modalità di pagamento più moderna, più attuale, che è quella che utilizza il web in pratica. Noi quindi possiamo pagare COSAP, tassa di soggiorno e quant'altro, e tassa per la fissione con questi nuovi metodi. E abbiamo anche recepito alcune cose
di leggi recentissime che permettono, quando un'impresa chiede per esempio una rateazione rispetto a dei debiti pregressi, di utilizzare come pegno, fra virgolette, anche i suoi macchinari. Una cosa che è permessa soltanto da una legge del dicembre dell'anno passato e che il Comune ha immediatamente inserito in questo regolamento, in questa nuova modifica del regolamento. Emergenza abitativa in città, a Pisa, ma non solo, le associazioni degli inquilini e i sindacati insieme negli ultimi anni, come dire, anche forse per la prima volta, per affrontare il problema. Donofrio della Sunia, intanto una sinergia obbligata, necessaria in questi ultimi tempi. Noi abbiamo analizzato dei dati, solo negli ultimi mesi del 2016, nei primissimi mesi del 2017, sono state presentate da famiglie che hanno un procedimento di sfratto in corso moltissime domande alla Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo. Questo ci ha allarmato moltissimo. Noi presentiamo delle proposte per parte sindacale che secondo noi i comuni e non solo dovrebbero mettere in atto. Intanto mettere in sesto i numerosissimi alloggi sfitti di proprietà pubblica o utilizzare altri immobili sfitti di proprietà pubblica, velocizzare il percorso per la costituzione delle agenzie sociali per la locazione, così come prevede una legge regionale del 2015, e in più prevedere nei propri bilanci un apposito capitolo di spesa riservato al sociale, in particolare al disagio abitativo. L'unitarietà di stamane, che è un'unitarietà anche regionale, dei sindacati, perché più volte abbiamo contrastato la modifica alla legge regionale sull'edilizia pubblica, una legge che non mette in campo un euro di investimento per l'edilizia pubblica, anzi la logica è quella di finanziare soltanto con i canoni di locazione pagati agli inquilini le eventuali manutenzioni e gli eventuali investimenti in edilizia pubblica. Il valore che serve anche per investire le risorse. Al centro Sete Soci, Sete Luas, a Pontedera, la tappa finale regionale toscana di RoboCup, oltre 200 ragazzi di varie scuole della regione impegnati in questa competizione. Giovanni Fabri è capofila della rete delle scuole, appunto, che comunque si è impegnata ad organizzare il tutto. Intanto che impegno ci vuole da parte dei ragazzi nel sostenere una gara simile? Ma l'impegno dei ragazzi è stato relativo, perché abbiamo trovato entusiasmo da parte dei ragazzi. Una volta lanciata l'idea, la possibilità di poter fare le gare, loro stessi si sono messi in gioco e hanno dato tutta la loro disponibilità. Noi veniamo da un'esperienza molto recente, per cui le posso dire che i nostri ragazzi hanno messo su il loro robottino in un mese. Altre scuole sono già attrezzate per altre esperienze. Però il fatto di mettere tutte in rete, questo poi ci potrà permettere di sviluppare ancora meglio queste gare, ma soprattutto la collaborazione fra scuole e utilizzare la rete proprio per crescere nella robotica, nella meccanica, nell'elettronica e nell'informatica. Tra i promotori anche l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, Pericle Salvini, diciamo, che prospettive apre ai giovani l'impegnarsi in questo tipo di competizione? Beh, immense, perché la robotica lo sappiamo benissimo, è la tecnologia del futuro, dell'innovazione, e quindi saper programmare e costruire robot è sicuramente una competenza in più che devono avere questi ragazzi. Noi comunque diciamo sempre, quando facciamo le nostre attività di robotica educativa, che oltre a queste competenze è necessario anche che i ragazzi riflettano sulla robotica da un punto di vista più etico, sociale e legale, poiché la robotica appunto sarà la tecnologia del domani ed è bene prepararsi a questo domani. Le difficoltà di questo robot quali sono? Le difficoltà sono la programmazione, per esempio, e trovare un modo per costruire la meccanica e impostare i sensori in modo tale che vanno bene per la pista. Cosa deve fare? Deve seguire la linea nera e quando trova per esempio questi quadratini verdi deve girare da quella parte. E poi quando entra nel recinto deve entrare in un altro programma che trova le palline, le raccatta e le deve trovare il recinto per buttare dentro. Quanto tempo ci avete messo?
Circa 4 minuti, 5, ma per fare il percorso, mentre nella costruzione ci si è messo circa 2 mesetti. Come fai dopo di andare oltre? Il nostro personaggio di questa settimana, venerdì alle 21.35, è il padre italiano della robotica, il professor Paolo Dario, che dirige l'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna. Abbiamo posto a lui, porremo a lui tante domande, una su tutte: perché non dobbiamo avere paura che i robot ci soffino un domani il posto di lavoro? Perché noi sappiamo costruirli i robot, non siamo solo acquirenti, noi abbiamo le conoscenze per progettarli, per realizzarli e anche per diffonderli. Noi dobbiamo essere i costruttori dei robot come siamo ancora costruttori di automobili. Paolo Dario in una lunga intervista, venerdì 21.35, canale 14, in tutta la Toscana. Nuova giornata di incontro al Museo Piaggio per gli studenti del territorio. Al centro dell'iniziativa, dell'evento, il Made in Italy. Riccardo Costagliola, il presidente della fondazione che gestisce il museo. Intanto un museo che si arricchisce di iniziative e che si apre al territorio, ma soprattutto ai giovani. Il senso di questa iniziativa qual è? Beh, noi abbiamo quasi giornalmente degli eventi che coinvolgono i giovani del territorio. Per noi è estremamente importante, dicevo agli studenti stamani, che noi riusciamo a vedere il mondo attraverso i loro occhi. Questa è un'iniziativa alla quale abbiamo partecipato con grande entusiasmo, un'iniziativa del Liceo Montale di Pontedera, che ha ricevuto il plauso e i finanziamenti del MIUR e che mira a coniugare una delle eccellenze del nostro territorio, la Vespa, con altre eccellenze del nostro bellissimo territorio. I ragazzi hanno fatto dei lavori stupendi cercando di creare dei parallelismi tra i valori della Vespa e altre cose importanti del territorio, tipo l'arte, il cibo, la cultura. Ed è venuto fuori un progetto creativo estremamente positivo che è stato presentato anche al di fuori del territorio nazionale. Sicuramente questi ragazzi si sono avvicinati a dei valori importanti, rappresentati dalla Vespa, i valori di cultura, creatività, innovazione, e li hanno interpretati, ciascuno a proprio modo, ma cercando di collegarli alle altre bellezze della Toscana. Bellissimo progetto, veramente. Somewhere Else, altrove, è il titolo dell'allestimento curato dall'artista tedesco Wolfgang Leib, allestito all'interno della Chiesa della Spina a Pisa. Organizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con l'Università degli Studi, la Scuola Normale e la Galleria Michela Rizzo, curata da Laura Mattioli, l'installazione è costituita da 6 barche in cera d'api. Wolfgang Leib è l'artista, perché ha scelto la cera d'api come materiale e qual è il rapporto che ha con Pisa? Lui è molto contento di aver fatto questa mostra, perché questa installazione, perché le barche sono legate alla storia di Pisa, alla storia di Repubblica Marinara, e la cera d'api, che appunto è un materiale naturale, non prodotto dall'uomo, quindi non è in un certo senso lui che fa l'opera, ma sono state anche la natura che ha collaborato a realizzare l'opera. È un materiale che lui predilige e che poi è particolarmente adatto a essere lavorato in questo modo e a fare questa proposta di barche per andare altrove, no? Questo altrove è ambiguo, significa andare nel regno dei morti, ma anche andare, per chi entra qua, in una dimensione spirituale che è diversa dalla quotidiana. Che cosa chiede al pubblico nell'avvicinarsi a queste opere? I think I'm not asking anything. I think, I mean, an exhibition is showing something in a public space. Lui non chiede nulla, che è lo spettatore con la sua storia, con la sua personalità, che entra e che se vuole può interagire, può essere influenzato, può riflettere su quest'opera. Da parte sua c'è solo un'offerta, una proposta. Laura Mattioli, la curatrice di questa mostra, che cosa rappresenta Leib nel panorama internazionale?
rappresenta, se vogliamo, un'isola felice, è una personalità molto forte, anche abbastanza isolata. La sua formazione è divisa tra le sue origini tedesche e quindi una formazione europea legata soprattutto ad artisti come Brancusi, però è anche legato alla cultura orientale. Va in India molto spesso, ha una casa, lavora là, ci va fino dalla sua giovinezza ed è quindi un ponte tra Oriente e Occidente e ne fa appunto una persona con una poetica molto originale e molto interessante, penso, per tutti, per quelli dell'Oriente e quelli dell'Occidente. Quattro concerti di Quaresima e uno di Pasqua questo venerdì 31 marzo alle 21.15 alla chiesa di Sant'Ermete, una via crucis melodica e poi altre iniziative messe in campo dall'associazione culturale Il Mosaico. Il presidente Riccardo Buscemi, intanto, perché queste iniziative e come si articoleranno? Allora, noi abbiamo in qualche modo ripreso l'antica tradizione dei concerti spirituel che durante il periodo quaresimale sostituiva l'attività teatrale con dei momenti di riflessione e di musica sacra per prepararsi bene alla Pasqua. È ormai la settima edizione che il Mosaico insieme alla Compagnia Serranieri e quest'anno anche con la partecipazione del capitolo metropolitano della Primaziale organizza questi momenti musicali. Cominciamo venerdì 31 nella chiesa di Sant'Ermete, che fra altre cose ospita una tavola di Monaco del 1415 raffigurante la Madonna dell'Umiltà. Poi l'8 aprile, sabato, in cattedrale la lettura della Passione animata dalla Cappella del Duomo di Pisa. Mercoledì 12 aprile in carcere e poi in Santa Croce in Fossa Banda il concerto della Settimana Santa e poi l'annuncio gioioso della Pasqua ancora una volta con la Cappella del Duomo che eseguirà nella chiesa di San Michele di Scala la Petite Messe Solennelle di Rossini. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, ma noi invitiamo i partecipanti a lasciare la propria offerta che sarà devoluta interamente alla Cittadella della Carità di Serranieri a Ceppe. Prosegue la preparazione regolare per i ragazzi di Mister Gattuso in vista della prossima sfida sul campo dell'Arena contro la Salernitana. Intanto approda in Parlamento il caso dei Daspo di Massa che hanno colpito la tifoseria del Pisa dopo i disordini scoppiati prima di Pisa-Brescia il 17 settembre scorso a Empoli, dove la squadra nero-azzurra giocava per indisponibilità dell'Arena Garibaldi. Il deputato Paolo Fontanelli, insieme ai colleghi del Partito Democratico Maria Chiara Carrozza e Federico Gelli, ha depositato un'interrogazione con la quale chiede al Ministro dell'Interno di riferire sull'organizzazione e lo svolgimento del servizio d'ordine. I parlamentari pisani hanno concretizzato così in questo modo la richiesta della petizione promossa dai tifosi che ha raccolto migliaia di